Ciao, in questo video parleremo di come gestire e tenere sotto controllo alcuni sintomi, diciamo addominali, in particolare intestinali, molto comuni, molto diffusi e talvolta anche invalidanti, come ad esempio il gonfiore addominale, colite, stipsi, alveo alterno e meteorismo. Ti mostrerò nello specifico 5 pratici rimedi che potrai adottare fin da subito per migliorare al meglio delle tue possibilità la salute del tuo intestino e quindi ritrovare un certo equilibrio e benessere. Partiamo subito con la prima strategia, ovvero in questo caso la prima strategia prevede proprio quella di eliminare o ridurre ai minimi termini i cosiddetti FODMAPs all'interno della tua alimentazione, quindi di fatto una dieta a basso tenore di FODMAPs. Queste sono sostanze comuni e molto diffuse in tantissimi alimenti di uso comune, tra un attimo vedremo quali sono, che purtroppo non vengono assorbite all'interno del nostro intestino, restano lì per qualche tempo e vanno incontro proprio a fermentazioni anomale, con sviluppo poi di aria e quindi con tutte le conseguenze del caso, gonfiore e problematiche anche del transito intestinale. Alcuni FODMAPs molto comuni sono ad esempio il fruttosio, quindi chiaramente più è elevato il contenuto di fruttosio, ad esempio all'interno di alcuni frutti, maggiore sarà la possibilità di andare incontro a dei disagi intestinali. Per cui attenzione alla frutta con un tenore zuccherino medio-alto, oltre che quella piuttosto avanti come grado di maturazione, mele e pere, fichi e quant'altro, sono frutti sicuramente ricchissimi di fruttosio e in particolare che possono essere ricchi in generale anche di altre sostanze che fermentano molto all'interno dell'intestino. Questi FODMAPs sono contenuti ovviamente anche in alcuni vegetali, tra cui ad esempio carciofi, asparagi, tutto il regno delle brassicacee, quindi broccoli, cavoli in generale, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, eccetera. Li ritroviamo anche nel miele e li ritroviamo anche in alcuni dolcificanti artificiali come la saccarina e l'aspartame e chiaramente anche in tutti i prodotti, in tutti gli snack, prodotti confezionati che contengono dolcificanti artificiali, anche nelle bibite, per esempio, come le bibite sugar free, che non hanno zuccheri, ma ovviamente gli zuccheri in questo caso vengono sostituiti dai dolcificanti, che però, ahimè, hanno un impatto potenzialmente negativo nei confronti del tuo intestino. Anche il lattosio è un FODMAP, quindi tutti i cibi che lo contengono dovrebbero essere esclusi per qualche tempo. Nel caso dei latticini, il latticino comunque, se soffre di questi disagi intestinali di cui ti accennavo prima, andrebbe comunque evitato sempre. Andrebbero evitati anche i formaggi, lo yogurt o il latte senza lattosio, quindi anche il prodotto, il latticino classico privato del lattosio, perché in questo caso restano comunque le proteine del latte, in particolare le caseine, che sono anche loro potenzialmente irritanti per l'intestino. Questi FODMAPs, te ne ho citato ovviamente qualcuno, in letteratura comunque si possono trovare tantissime tabelle ricche di queste sostanze, quindi puoi trovare tutti gli alimenti che ne possono contenere una grande quantità, andrebbero comunque tolti solo per un periodo di tempo, quel tanto che basta per far regredire in maniera significativa queste sintomatologie e poi si possono reintrodurre uno alla volta, gradualmente, sempre testando la tua tolleranza individuale, si possono appunto reintrodurre nel tempo. Vedrai, ti accorgerai da sola che qualche alimento potrai reinserirlo senza più di un tanto avere di nuovo comparsa di sintomi o di disagi, altri invece saranno quasi per sempre out perché effettivamente non sarai più in grado di tollerarli in modo adeguato. Questo vale soprattutto quando questi disagi sono abbastanza marcati un po' sempre. Ci sono persone più sensibili dal punto di vista intestinale che quindi soffrono più spesso in maniera più ricorrente di questi sintomi, di questi disagi e quindi i FODMAPs sono sempre qualcosa che va un po' guardato con estrema attenzione. All'inizio meglio eliminarli radicalmente del tutto, nel corso del tempo si reintrodurranno poco alla volta. Qualcuno riuscirà a tollerarlo più spesso, qualcun altro di meno, però sicuramente non dovrai fare a vita un'alimentazione troppo povera o troppo misera dal punto di vista delle scelte. Un'altra strategia è quella di ridurre il più possibile la presenza di alimenti conservati e di scegliere invece sempre più prodotti a chilometro zero, in stagione e meglio ancora se biologici. In questo modo andrai a ridurre drasticamente la quantità di sostanze chimiche o comunque estranee alla natura, come ad esempio residui di farmaci, fitofarmaci, antibiotici, piuttosto che metalli pesanti o quant'altro, che vengono normalmente utilizzati nell'agricoltura piuttosto che negli allevamenti animali. Tutte sostanze
sostanze che di fatto possono essere altamente pro-infiammatorie o comunque in qualche modo influenzare negativamente, irritare notevolmente la mucosa intestinale. Sappiamo poi che biologico non è sinonimo di assenza totale di sostanze inquinanti o di sostanze estranee alla natura, però comunque di certo un prodotto biologico conterrà meno sostanze chimiche rispetto a un prodotto paritetico ma di tipo tradizionale. Cerca sempre di preferire frutta e verdura, oltre che a basso tenore di Foodmaps, anche a chilometro zero e soprattutto in stagione, in modo tale da poter beneficiare al meglio di tutte le loro proprietà nutrizionali. E anche in questo caso puoi cercare, diciamo, di prendere carne di animali allevati ad erba piuttosto che le classiche carni che trovi magari nei supermercati o nei vari punti vendita molto comuni, molto commerciali. Altra strategia fondamentale è quella di prendersi cura al meglio delle tue possibilità del microbiota, quindi della flora microbica che popola il tuo intestino. È importante diversificare sia le specie microbiche, quindi alzare il numero, la tipologia, le varietà di specie di microrganismi presenti nel tuo intestino, ma anche cercare di fare in modo che poi quelle che vengono selezionate funzionino nella maniera migliore possibile. Per farlo, ovviamente, l'alimentazione è fondamentale da questo punto di vista. Dovrai cercare quindi di consumare una buona dose di frutta e verdura, ma anche di cereali integrali, molto utili ad esempio anche i semi, lino, chia, semi di canapa, semi di girasole e quant'altro. Riduci la carne rossa, aumenta il consumo di pesce, soprattutto quello pescato sarebbe ideale. Preferisci carne bianca, carne magra, cerca sempre anche di inserire dei legumi e di diversificare le fonti proteiche, un po' animali e un po' vegetali. Non dimenticarti inoltre anche dei lipidi essenziali come quelli che provengono dall'olio d'oliva o anche da altri oli come ad esempio l'olio MCT a trigliceri, che contiene trigliceridi a media e corta catena, come ad esempio l'olio di cocco, molto utile per aiutare sia il transito intestinale da un lato ma anche per selezionare una buona flora microbica intestinale. Ricordati inoltre che la flora microbica intestinale è fondamentale anche per stimolare in modo corretto le difese immunitarie e il sistema nervoso. Sappiamo infatti che c'è una comunicazione molto forte cervello-intestino, ma anche intestino-sistema immunitario. Un'altra strategia, quindi la quarta che vediamo in questo video, prevede un maggior controllo delle tue emozioni. Tieni in particolar modo sotto controllo la cosiddetta fame nervosa, anche se so che tra tutte le strategie che vediamo nel video questa potrebbe essere quella un po' più complicata, perché di fatto quando siamo preda di forti stati di stress che magari durano anche da un po', quindi da mesi, talvolta addirittura da anni, è molto facile che alcune emozioni negative come ansia, tristezza, preoccupazione eccetera ci inducano a sgarrare un po' troppo, ovvero a utilizzare il cibo come valvola di sfogo. Poi tipicamente in questi momenti non si va a scegliere la frutta di turno, la carota o quant'altro, quindi ci si butta tendenzialmente su cibi che danno sensazione di piacere nell'immediato e che spesso e volentieri non sono proprio salutari, dolciumi, cioccolato, snack o quant'altro, a seconda dei casi. Tutto questo però, se soffri già in partenza dei sintomi di cui parlavamo prima, quindi di disturbi intestinali, è chiaro che non fa altro che gettare benzina sul fuoco. È anche vero però che per quanto uno si impegni, quindi cerchi di metterci volontà e determinazione nel controllare questi attacchi di fame nervosa, non è sempre semplice, e uno dei motivi è proprio perché viene un po' meno quella che è la connessione mente-corpo. Ci sono proprio come dei problemi di comunicazione tra il nostro cervello e il resto del corpo. Va letteralmente in tilt questo sistema di comunicazione, soprattutto quando siamo preda a stati di infiammazione, a forti periodi di stress. Nei link della descrizione del video trovi alcuni approfondimenti utili, perché ci sono davvero tantissime strategie che potresti mettere in campo per ripristinare una corretta comunicazione mente-corpo, che è assolutamente fondamentale per tenere sotto controllo anche l'aspetto legato alla fame nervosa. L'ultima strategia, quindi la quinta che vediamo in questo video, è quella del digiuno, che forse è un metodo un po' drastico, non adatto sicuramente a tutti, qualcuno potrebbe riuscirci, qualcun altro no, però è una tecnica assolutamente molto valida quando si soffre in generale di disturbi intestinali. L'intestino infatti ha bisogno a volte di avere un po' di calma, un po' di tempo dove non è costretto a gestire sostanze che devono essere assorbite piuttosto che eliminate, per riuscire a spurgarsi, a depurare meglio tossine e sostanze indesiderate
desiderate, tornare poi in un secondo tempo a lavorare correttamente. Esistono tantissime tecniche di digiuno, non è questo il momento, diciamo, di approfondirle tutte, però di certo una tecnica molto comune e molto conosciuta è quella del digiuno intermittente, il cosiddetto digiuno 16-8, ovvero mangio quello che devo, quindi mi nutro correttamente nell'arco di 8 ore al giorno, digiuno le restanti 16. E questo non va fatto ovviamente tutti i giorni, è sufficiente farlo una volta ogni tanto, magari proprio nei periodi in cui sentiamo di avere raggiunto un po' l'apice dei nostri disturbi intestinali, proprio per aiutare l'organismo e l'intestino nello specifico a depurarsi meglio e a tornare funzionante il prima possibile. Se il digiuno, ad esempio, intermittente ti può sembrare fin troppo drastico, potresti avere timore di non riuscire a seguirlo nel modo migliore, un'altra tecnica ancora più semplice potrebbe essere quella, ad esempio, di saltare ogni tanto la cena, specialmente se poi hai una serata tranquilla sul tuo divano di casa, quindi non devi uscire, non hai impegni particolari mondani nel dopo cena. Saltare la cena, magari bere soltanto una tisana, non a gusto frutta, possibilmente alle erbe, o un tè senza zucchero, dolcificante o sostanze aggiunte, potrebbe essere un buon modo per gestire appunto un micro digiuno che aiuta moltissimo a ritrovare benessere psicofisico da questo punto di vista. Un'altra strategia che magari potrebbe essere utile magari in chi è già un po' più rodato dal punto di vista del digiuno, cioè per chi ha già provato il digiuno in altri contesti, potrebbe consistere nell'andare a sostituire una volta ogni tanto, una giornata o due al mese per esempio, vai a sostituire i tre pasti principali con un estratto di frutta e verdura, ad esempio un estratto a base di sedano, finocchio, menta o mela verde, finocchio, menta per esempio, vai a sostituire i tre pasti principali con 200-300 ml di questo estratto, magari anche con una manciata di semi di vario tipo oppure di frutta secca a guscio. Questo aiuta appunto a darti comunque quel minimo di elementi nutritivi che ti servono ad affrontare la giornata, ma in realtà aiuta anche il tuo intestino a spurgarsi quanto prima delle tossine in eccesso. È una sorta di semidigiuno tutto questo, meno drastico del digiuno, però dura tutta la giornata, quindi devi essere magari già un po' rodato, devi aver già fatto degli altri tipi di digiuno in altri contesti, come quelli che ti ho appunto accennato poco fa. Bene, per questo video è tutto, non dimenticare di dare uno sguardo ai link nella descrizione del video e ci vediamo alla prossima.